Se qualcuno se lo stesse chiedendo, sono ancora vivo. Mi saluterò alla maniera solita. Salve a tutti utenti di YouTube, Matteo Squi di nuovo per un nuovo video. Con un filtrato speciale che è Briotera. Sì, perché se il gioco di oggi è Black Mesa Source, ovvero un remake di Half-Life, che più che altro è una mod del Source, il motore grafico di Half-Life 2, ed è più famoso di Team Fortress e Counter-Strike, non potevo avere un ospite migliore che il caro, tra molte virgolette caro. È molto sexy. Perché se non lo sapete, sono un cazzo di fanboy di Half-Life in una maniera spropositata, aggiungerei. Già. Allora, parliamo un po' di Black Mesa Source, anche se l'abbiamo già detto, che è una mod di Half-Life, una mod di del Source, il motore grafico di Half-Life 2, quindi del seguito del gioco di cui è il remake. Matteo, se ti vedesse un altro tram che passa, no? Ti vede Gordon che corre da una parte all'altra e salta alla cazzo di cane, manco. Ecco, parliamo di Gordon. Ecco, parliamo di Gordon. Gordon Freeman, il protagonista di Half-Life, è un 27enne. Scienziato, un fisico più che altro. È in pratica è un 27enne fisico teorico che ha un MIT, cioè una laurea di fisica. Un dottorato. Una roba del genere, una laurea. Si è laureato all'istituto di Tensbrook, se non sbaglio. Giusto per aggiungere dettagli inutili. Sì, infatti, perché ma nessuno importa. Che si trova appunto a lavorare in questo complesso situato nel New Mexico, che di nome chiama Black Mesa, che d'altronde dà il titolo a questa mod. Intanto c'è un caricamento abnorme. Sì, infatti, ma è strano perché al mio PC dirò che non sono così, ok, non sono così intensivi i caricamenti, però vabbè, è partito. Ok, il fatto più che altro dei caricamenti lunghi è perché stiamo registrando appunto mentre giochiamo, sì, che sì, infatti, fa un quindi po' impallare, perché tra registrare, tra caricare. E poi c'è da dire sforzo anche che il gioco comunque ha effetti grafici e chi che sia che sono molto avanzati, ecco, anche perché questo gioco questa mod è stata sviluppata in un periodo di 6 anni in cui sono state fatte continuamente modifiche, aggiunte, perfezionamenti da parte di un team che ovviamente fan accaniti della saga, che non essendo felici per l'arrivo, così per dire, di Half-Life Source, ovvero che era un semplice porting del primo Half-Life nel motore del secondo, sì, infatti, ma niente di più e niente sì, di infatti, meno. Con questi l'aggiunta hanno praticamente rifatto il gioco da zero, praticamente revisionandolo quasi completamente. D'altronde, secondo me, hanno fatto anche un lavoraccio verso molti punti di vista, forse anche per questo si può giustificare l'attesa di ben sei anni, porca puttana, quando dicevano la prima volta che sarebbe uscito nel 2009. D'altronde possiamo notare anche i Kenyon, che d'altronde ci sono abbastanza credibili dato che siamo nel New Mexico. Vabbè, appunto. E quindi stavo dicendo, si trova a lavorare in questo complesso. La prima volta dicevano che lasciavano intendere che fosse il suo primo giorno di lavoro, poi questo qua è stato, questa informazione è stata cambiata, in pratica ci lavora da un bel po' di tempo, perché nei vari seguiti di Half-Life si parla di avventure che hanno fatto insieme a Barney, sarebbe una guardia del complesso, e a Kleiner, che sarebbe il professore nell'istituto dove ha studiato Gordon, che è stato anche quello che lo ha aiutato ad essere assunto nel complesso di Black Mesa. Raccomandate. No vabbè, scherzi a parte, comunque non abbiamo spiegato perché Gordon è qui e lascerò appunto come sì, non lo spieghiamo tagliare. Comunque diciamo che si trova qui appunto per fare ricerche. Io pensavo che quasi ero sospeso in aria. Vabbè. C'è la cosa di sopra, ok, perfetto. Comunque c'è da dire che là sotto c'è un elicottero, appunto per confermare il fatto che questo è un istituto governativo, Black Mesa. E infatti le tute HV, che ancora che poi vedremo, tutte di contenimento, sono sviluppate da loro. Sì, in italiano tradotto come tuta di contenimento del rischio ambientale, perché tra l'altro come lo potevano tradurre Hazardous Environment Suit, quindi in pratica hanno venduto le tute anche all'esercito, è un complesso
che trovi i suoi fondi. È finanziata dal governo. È finanziata dal governo, sì. Siamo qui comunque, cioè Gordon Freeman è qui perché lo stava spiegando. Ecco, stavo spiegando prima che mi perdo in particolari futili. Infutili, appunto. Gordon si trova qui per fare ricerche. Ora, il suo campo di ricerca è molto più meno teorico, ecco, è più pratico. Infatti lui è stato addestrato ad usare una tuta di contenimento HIV. Si trova a fare esperimenti, a sperimentare un campione, il campione GG1883, per chi interessa il codice, che a nessuno importa. Ecco, che è in pratica un cristallo dalle proprietà molto particolari, rinvenuto su un pianeta alieno chiamato Xen. Ma di questo Xen. No, pronunciato, cioè è scritto Xen, ma la pronuncia sarebbe Xen. Di cui dal vabbè, non spoileriamo niente riguardo, di cui non diciamo niente, vi interessa sapere solo che è un cristallo preso da un altro pianeta, ecco. Questo cristallo lo saprà che ricaranno. Ah, ecco, ora ci danno le informazioni. Ovvero Gordon Freeman, maschio, 27 anni, come abbiamo saputo, cioè come vi abbiamo fatto sapere prima. Ecco, esattamente. PhD MIT, fisica teorica, appunto. Un PhD e un dottorato, se non sbaglio. Perfetto. È abbastanza lunga comunque questa, diciamo, questo. Beh, c'è da dire che anche nell'originale era abbastanza lunga. Ma perché? Perché tu devi pensare che nel 97, quando uscì Half-Life 1, questo era proprio un gioco rivoluzionario. Sì, nessuno c'era abituato. Abbiamo parlato poco appunto di ciò che ha causato Half-Life. Se oggi abbiamo degli FPS single player come lo sono ora, è grazie a questo. C'è da dire gioco. Che la saga di Call of Duty ha da ringraziare molto agli Half-Life, perché praticamente il primo Call of Duty, che per me è credo uno tra i migliori che ho provato a giocare, che ho avuto l'opportunità, poi anche il 3, vabbè. E il primo Call of Duty ha praticamente preso tutto quello che ha reso importante Half-Life 1 e l'ha perfezionato, ecco. Ma non solo il primo Call of Duty, anche gli altri. Ad anche esempio, gli altri a venire. In Call of Duty a volte durante una stessa missione la trama si sviluppa appunto durante la missione stessa, perché ci sono ad esempio cutscene che però non sono, diciamo, tagliano il gioco a metà. E diciamo che mentre giocate sono avviene la cutscene. Tratti di vita, ecco. Esatto. In pratica è questo che ci porta alle sequenze scriptate, che erano quello che rendeva Half-Life 1 innovativo. Il giocone innovativissimo a quei tempi, perché che giochi c'erano a quei tempi? C'era stato Quake, che era stato un gran gioco, ovviamente. Però era di sicuramente in un genere diverso. Half-Life era 1. Molto diverso, sì. Nonostante Half-Life, c'è da dire che come gameplay non è male. È sì, un ottimo gioco, sì, sicuramente. Sì. Half-Life 1 c'è da dire che è stato sviluppato da chi? Da due programmatori che lavoravano alla Microsoft, tra cui Gabe Newell, il grande, il sommo, amen. Il fondatore della Valve, perché sì, ovviamente Half-Life è, diciamo, il gioco di punta della Valve, che l'ha resa importante tuttora. Ma nonostante ciò, c'è Episode 3, che ancora perché non si ha quasi nessuna informazione. Infatti è un seguito che dà molto. Comunque interrompo un attimo per notare che la voce che sta parlando in questo momento ci sta avvertendo di fare test, esami sulla radioattività. Sì, e questo qua, molto radioattivo. Ecco, di fare un esame sulla radioattività, perché è importante vedere i livelli di radioattività nel sangue. Intanto c'è una falla enorme di roba radioattiva che cala. E questo qua ci introduce al senso dell'umorismo Valve, a Nero, che già da questo gioco traspare, per poi trovare il suo sfogo in quello che sarà Portal poi diversi anni sì, dopo. Ha un botto, in cui diciamo, quello là è fatto, cioè. C'è da anche aggiungere che Aperture Science, che è colei che ha creato la Portal Gun di Portal. Di Portal, cioè. È il rivale con Black Mesa, quindi sono nello stesso universo in pratica. Comunque siamo arrivati nel nel settore dei materiali anomali. Esattamente. E mentre aspettiamo il caricamento con la guardia che dovrebbe aprirci la porta. C'è anche da dire che questa guardia, ecco, facciamo la prima conoscenza con le guardie di sicurezza di Black Mesa, che occuperanno un grande spazio nel gioco, ecco. Anche a livello di trama. Nelle quali appunto, come si può dire, lavorava Barney Calhoun, che si conoscerà molto bene in Half-Life 2, ed è quello là che ti dice che ti doveva offrire una birra perché
effettivamente nel primo gioco, era una citazione al primo gioco, in cui se premevi E c'era la frase, infatti il pulsante USA, vabbè, sì, c'era la frase get me later, I'll buy you a beer, tradotto in tradotto in italiano. D'altronde nel gioco, in questa mod, ci sono molti riferimenti al Primal Fly. Sì, ma si vede che è fatto molto dai fan, ironici, infatti. Tipo, che determina il fatto appunto che è fatto dai fan. Tra un po' lo vedremo. Ecco, esatto, proprio questo. Appunto. Anche perché mi pare che nel Primal Fly era proprio Barney stesso ad aprirti la porta in questo, in questa parte, ma non vorrei dire una bagianata. E qua ti sono costretto a correggerti perché Barney si vedeva all'inizio che batteva ad una porta. Si sa che Barney Calhoun, all'inizio tutti le guardie di sicurezza si chiamavano Barney nei file di gioco. Nei file di gioco, quindi. Questa è un'altra citazione. Un'altra citazione, perché in Half-Life 1 Gordon aveva un codino, una coda di cavallo che non poi non vedevi proprio nel gioco. Sì, perché non c'era una persona. Sì, però se tu tramite qualche tramite cosa il comando third person che li faceva vedere in terza persona. Un crash di sistema. Infatti blue screen, il tipico crash di Windows che c'era anche in Half-Life 1, c'è da dire. Infatti, ed è stato secondo me una delle cose più geniali di quel gioco. Sì, le citazioni poi alla Microsoft, d'altronde. Okay. Questo mi lascia intendere, ops, ho fatto cadere questo schermo. No, è un cestino, credo, della spazzatura, guarda. Ah, ok. No. Ah, oddio mio, non credo che funzioni in questo caso. Già, infatti. Allora, direi di vorrei farti notare questo pulsante rosso che è qua sotto. Abbassati e premila, vedi che succede. Emergenza Wow. Che cosa geniale. D'altronde forse una delle innovazioni più grandi degli Half-Life, ovvero la, diciamo, interattività con gli ambienti. Ecco, che era anche, questa è una citazione dal Half-Life 1 in cui premevi il pulsante e suonava l'allarme e lui ti diceva mi metterei nei guai, però non c'erano proprio reazioni in questo senso, persone incazzate che ti rispondevano, lo chiudevi e basta. Qua invece le citazioni sono incredibili, ecco. Perfetto, comunque ora dovremmo trovare la tuta di complimento. Buongiorno. Alcune frasi non sono tradotte perché la traduzione è fatta da scimmie molto molto stupide. No, vabbè, ovviamente è fatta dai creatori stessi della mod, magari alcuni non sono madrelingue, quindi i sottotitoli italiani non sono perfetti. Ah, in pratica stavano scommettendo sulla nostra presenza un pranzo. Sì, ecco, perché siamo arrivati in ritardo. Dai, non nascondiamolo, siamo arrivati in ritardo. Attenzione a non cadere, che qua è bagnato. E qua si fa la conoscenza di una persona molto intrigante dell'universo di Half-Life. Ma non vi diciamo nulla perché sarebbe un po' esagerato. Infatti, e poi sarebbe pure uno spoiler abbastanza in caso. Diciamo che notavo la periodica degli elementi. Mm-hmm. Comunque è qualcosa di importante. Potete iniziare ad incuriosirvi. In questi laboratori ricercano cose teoriche, credo, sugli esperimenti che ci saranno. Non ti fa passare comunque perché abbiamo sbagliato portarlo in pratica. Vabbè, ma non penso sia una frase molto difficile da capire. No, vabbè, ma ma basicamente non abbiamo trovato ancora la tua. Ecco, quello che non succedeva in Half-Life 1 è che ti chiudessero le finestre, wow. Proprio wow. Comunque la tuta di contenimento non è di là, speriamo di non perderci in questo coso. Allora, di qua? No, sì, sì, esattamente. Così si torna indietro forse, aspetta. Devi andare di qua. Ecco, questa è l'area esatto. Caffè, diciamo. In questo senso, ecco. Caffè. L'area di storo di sto posto. Buongiorno. Anche la novità di questa mod sono la presenza di scienziati femmine che volevo gli snack. Oh, ti consiglierei di attivare quel forno a microonde e continuare a premerci E di sopra il Wow. Ho pigliato anche un achievement. Wow. Raffinamento di conversione. Figo. Di convenzione. D'altronde una novità che hanno aggiunto sono anche gli achievement. Sì, che per una mod. Ecco, qua c'è da dire che oddio, perché dobbiamo indossare tutte queste ridicole cravatte? E se premi E, lui ti dirà tante cose sulla moda, che in pratica è una citazione al primo gioco, perché gli scienziati dicevano sempre che qualcuno gli aveva nascosto gli occhiali perché dovevano indossare le cravatte. Però io non riesco a vedere nei miei mocassini, nei miei pantaloni. Vabbè.
C'è da dire che in questi armadietti, tra cui il nostro in cui c'è una batteria che ora non ci serve, quindi buttala là, c'è una laurea, una foto di un bambino che non so che cazzo c'entra perché Gordon non è sposato, a quanto si sa. Questi armadietti in Half-Life 1 contenevano i no sì, c'era scritto Erano i sopra, nomi dei erano i nomi programmatori, dei no? programmatori del gioco, tranne Gabe Newell, che ci aveva un ufficio in un livello più in là. In questa mod ci sono i nomi di chi ha sviluppato la mod, appunto. Niente carta igienica. Vediamo un rotolo. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. C'è da dire che il doppiaggio è fatto davvero bene. Figo. Nonostante sia amatoriale, non riprende nemmeno i suoni dell'originale Half-Life. Che poi, tra l'altro, sono anche un grande fan del doppiaggio italiano di Half-Life 1, perché Era fatto bene, era fatto c'erano. davvero bene. C'erano voci come Melazzi, Giorgio Melazzi, che Era epico. era epico. Anche la colonna sonora è stata rifatta da zero, d'altronde mi è piaciuta molto che Sì. ho avuto la possibilità di sentirla. Comunque abbiamo trovato la tuta di Contenimento, contenimento, che devo dire, ho detto ma ci qualche. permette Mi anche di sono lamentata correre. all'inizio, per esempio, per i colori magari un po' spenti, però sono un testa di cassa. È fantastica, è fatta davvero bene. Ah, ti Ora consiglio possiamo di prendere iniziare quella anche a batteria che sentire. ora ci servirebbe. Andiamo. Ora possiamo anche sentire la colonna sonora, perché è fatta, come già detto, già dai autori stessi della mod. Ho pigliato 15 di punti di tuta. L'unica cosa. Ah, la tuta in pratica smorza il danno, però se ti sparano fa anche male, ecco, smorza solamente un pochino il danno. Un po' un'altra rivoluzione, perché nei tempi di Quake c'era anche l'armatura, se ti ricorderai bene, e Esattamente. esattamente Questa era la appunto. sua variante, diciamo. Diciamo così, anche perché c'è da dire che il Golden Source, che è il motore di Half-Life 1, che era fantastico, era potentissimo, nel senso che Beh, puoi. per i tempi Sì, ma puoi sicuramente. anche, per esempio, trasportare le armi di Half-Life 2 in quel motore, e sono virtualmente non cambiate. Ed era. Tutt'oggi ci fa delle sorprese quel motore. Era Anche proprio una come perla. modifica, infatti. Era proprio una perla. A quanto Ed so, non era. era neanche tanto pesante. No, ed era una modifica del motore di Quake. Una modifica davvero pesante, ecco. Anche perché i programmatori che lavoravano dal Half-Life 1. I programmatori che lavoravano dal Half-Life 1, appunto, non solo erano Gabe Newell ed un suo amico che erano programmatori, erano lavoratori alla Microsoft, ma era composto da chi poi alla fine? Da quelli che si occupavano di fare le mod di Quake. Era un team Esatto. di relativamente poche persone, specialmente al tempo, che erano solamente dei ragazzi che volevano fare qualcosa di innovativo, e beh, poi questo è il risultato, una cosa fantastica a mio avviso. Comunque, dobbiamo scendere ora da questo ascensore, però questo lo faremo nella prossima parte di questo nuovo let's Di play questo nuovo che let's play. di Black Mesa Source. D'altronde non vi nascondo che inizialmente dell'originale Half-Life 1 volevo farci un let's play. Quando ancora non sapevo neanche la data di uscita di questo gioco, che d'altronde l'ho saputa anche in questo mese, nonostante sia uscita solo il 14 di Sì, di pomeriggio, che pomeriggio. d'altronde il sito era Mamma mia, intasato, guarda quello che ho fatto. Ho sclerato come un caspita di... perché purtroppo ho avuto la sfortuna di doverci parlare nel contemporaneo mentre cercavamo di scaricarlo. Ecco, appunto, guarda, era un'altra persona, ecco. D'altronde, un'ultima cosa che vi voglio dire di questa mod, che ovviamente è gratis, ma è gratis completamente. Non ci vuole niente a scaricarla, dovete solo avere Steam e scaricarvi negli strumenti il SUSE SDK base Che poi, 2007, tra che l'altro. potete scaricare anche senza dover possedere un gioco SUSE, se non sbaglio. Al massimo Team Fortress Ma 2 poi, è tra free to l'altro, Team play, Fortress dovrebbe andare 2 è free to bene. play, quindi basta avere, almeno scaricare Team Fortress 2, poi se non ci volete giocare, magari fatti vostri, però scaricare Team Fortress 2, scaricare tra gli strumenti il Source SDK. Magari vi scrivo una piccola guida magari nella descrizione E e poi poi andare sul sito, scaricare il coso e aprire il potete setup. scaricare questa fantastica mod, che però c'è da dire, manca, è carente di un solo capitolo, il capitolo che si svolge su Zen, che appunto non vi Pianeta. interessa qual è il pianeta dove è stato preso il diamante, ecco, non spoileriamo troppo, manca quello, ma perché? Perché almeno A hanno detta dei detto dai programmatori. programmatori, l'hanno sviluppato e spaziato così tanto che sembra completamente un altro gioco, e poi non l'avevano finito, quindi appena hanno finito la prima parte, che poi è come se fosse un blocco intero di Half-Life 1, l'hanno subito data per non far aspettare di più.
i fan. Quindi, dopo 6 anni. Ma infatti, quindi vi credo che tra un anno al massimo, perché se ci mettono altri 6 anni per fare un altro livello, mi sa che vado e gli sparo io personalmente. Le ultime parole famose, ecco. Secondo me ci metteranno un'altra decade. Ecco, appunto, nel 2035 forse avremo il primo pezzo di Zen. Si fermerà ad un capitolo prima di Zen, quindi, però è sempre un gioco longevo e davvero ben fatto, quindi io personalmente, credo anche Matteo, vi consigliamo vivamente di scaricarlo e di provarlo, ma soprattutto di guardare la mia serie, anche perché i programmatori hanno messo davvero un grande impegno, e quindi consigliamo di scaricarlo. E Matteo ha buttato un bidone dell'immondizia dentro l'ascensore perché non è un bravo cittadino. Me lo porto. Ok. Vabbè, noi vi salutiamo. Quindi alla prossima parte del Let's Play Black Mesa. Ci si vede alla prossima. Che d'altronde in un prossimo video probabilmente vi parlerò di ciò che mi è successo in 2 mesi e di delle spericolate avventure che mi hanno visto protagonista. Bye bye. Bye, ciao mamma.